troviamo all'interno della stazione di Ventimiglia. Ecco che stiamo per entrare nel corridoio dove di notte e anche di giorno dormono centinaia di persone. Si dice che il numero dovrebbe essere circa 400 persone ammassate qua per terra, senza una brandina, senza nulla, ormai da giorni, con bambini molto piccoli. Questa situazione dove sia in qualche modo questo locale è destinato alle donne. Vediamo qua. Queste sono le pochissime brandine. Due, quattro, sei, sette. Otto brandine. Il resto per terra, con bambini molto piccoli. Questo è tutto ciò che l'Italia è riuscita a fornire fino ad oggi, dopo tre notti diciamo passate sugli scogli e passate come stazione. Questa è la situazione. Allora, questo corridoio qua fuori c'è l'unità mobile della Croce Rossa, bagni chimici, un container per le docce, e qua hanno almeno la possibilità di lavarsi. Comunque la situazione è molto delicata,